Allora, io ho acceso questa videocamera perché stavo di nuovo analizzando questa roba della bambola, ma per me c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Cioè, va bene tutto. Allora, perché il concetto è molto semplice. A me sta bene che loro abbiano fatto queste cose, abbiano evocato questo demone, ma il punto qua è: il demone viene evocato, il demone entra nella bambola, ma perché è qua? Cioè, se lui si sta ancora manifestando, ok? Cosa deve sistemare? Cosa deve ancora finire di fare? Qual è il suo obiettivo? È una cosa che io continua a tormentarmi. Perché ne ho già viste di cose di questo genere. Mi è già anche capitato di avere a che fare con qualcuno che risveglia un qualcosa che non andrebbe risvegliato. Ma se è qua c'è un motivo. Infatti per quello che stavo riguardando la roba, perché giusto per... Ho detto magari mi sono dimenticato qualcosa, magari mi sono perso qualche dettaglio. Io continuo a sentire un odore. Mi dispiace che non posso farvelo passare questa roba qua, ma c'è un odore di marcio. C'è un odore di marcio che viene di là, ragazzi. So anche forse da dove proviene. Da sta stanza. C'è odore di marcio da qui. Si vede qualcosa di qui. Debbie non è tanto in quadro, è in camera che si sta riposando. Non lo so, ieri sera è stata una notte abbastanza tosta, io penso che veramente c'era qualcosa di molto brutto che ci stava attaccando in quella stanza. Non lo so, poi oggi io continuo a rivedere quel video, mi sto facendo un sacco di probabilmente seghe mentali, ma c'è un qualcosa che mi dice anche la puzza. Ragazzi, voi non potete capire, ma c'è, è presente, so da dove arriva, arriva da quella maledetta stanza chiusa. Non lo so, c'è qualcosa che mi dice apri quella porta. Niente, ho girato tutta casa, adesso sto uscendo, perché per me c'è solo un posto dove non ho ancora guardato, ed è il garage. Sono sempre al limite degli inquietanti, i garage. Però mi aspettavo un po' più di tavoli e un po' più di mobili. Qui non c'è niente, a parte un quadro elettrico. Ok, ah, però attenzione. Cosa ho ballato? Legno, un altro vecchio contatore, questa. È piena di porte chiuse sta casa.
ragazzi, io non vorrei portare sfiga, ma qui non c'è niente. Il nulla del nulla. Molto belli anche quei ganci di sopra. Ok. Che palle, devo rinunciare. Che palle, non c'è nessuna chiave, niente di niente. Vabbè, usciamo. Ho passato tutto il giorno a letto. Raga, non stavo bene. Mi sentivo veramente stanca e avevo un mal di testa qua che mi pulsava, non riuscivo nemmeno a tenere gli occhi aperti. Paolo è convinto che ci sia qualcosa dietro questa maledetta porta chiusa. È convinto che bisogna aprirla perché lì dentro si nasconde qualcosa. Io sono sincera, non lo so. Non lo so perché tante volte in tante case abbiamo trovato porte chiuse, armadi chiusi. È normale, i padroni di casa ci tengono dentro i loro effetti personali. È normale che tu non puoi girare in tutte le parti della casa. Anzi, mi stupisco addirittura che il garage fosse aperto, perché molte volte addirittura quello è chiuso. Non lo so, non lo so. Sicuramente in questa casa c'è qualcosa e non so dove. Ho la sensazione, fin da quando sono arrivata, che ci siano un po' di cose sparse qua e là. Secondo me bisogna trovare i pezzi del puzzle e unirli. E secondo me sono disseminati in casa. Io consiglio di continuare a battere il chiodo in casa e provare a vedere se riusciamo a scoprire di più. Magari, non lo so, girando di più per la casa, andando magari anche in garage a questo punto. Non lo so. Continuerei a provare. Ok ragazzi, allora dobbiamo provare a capire se c'è qualche cosa che ci sfugge qua sotto. Bravo. Perché se sono ieri d'accordo, che eravamo su, continuava a dire giù, allora deve esserci qualcosa che ancora non capiamo. Sono d'accordo, perché lo diceva anche con abbastanza veemenza, cioè... Eh sì. Per non dire cattiveria, ecco. Cosa guardi? Niente, guarda fuori. E qua siamo nel posto giusto? C'è qualcosa qui che dobbiamo sapere, che dobbiamo scoprire? Sei qua? Ci puoi dire... far capire in qualche modo. Oh, tra l'altro io questo strumento non ha mai funzionato. Mai. Questa cosa mi fa pensare solo una roba, che non si avvicina a noi. Ah, brava, hai ragione. Orca vacca, che cazzo era? Non lo so. Cos'era sto cigolio anche? Ha fatto boh, e poi nick. Non lo so. Non sembrava neanche che provenisse di qua. Che paura. Proprio paura. Fa paura sta roba. Poi non so, questa casa quando viene buio diventa veramente una macchina infernale. No, perché adesso stavo anche pensando, no? Allora, io sono andato e non c'era niente, ma mi stava venendo una mezza idea di tornare proprio adesso al buio sotto in garage. Bell'ambientino, te lo dico. Va già. Ok, ho capito, però effettivamente giù
E ancora più giù di qua. Infatti. Oi, ma come? Beh, proviamo ad andare in garage. Ok, mettiamo solo le giacche. Beh, ovvio. Perché fuori c'è la bufera. Ovvio. Tanto prendo anche l'M1. Mi metto solo la giacca. Sì. Se ve lo state chiedendo, sì, sta nevicando. E non stiamo registrando questi video a gennaio. No. Ok, ve lo posso garantire. Sì. Ma siamo a metà aprile. Sì. Nevica. Dopo la metà di aprile. Sì. Che eco. Te l'ho detto. Ma sei matto? No. Però chiuso così? Una camera blindata. Cos'era? Cos'è sta luce? È il contatore. Ah. Prego. Porca vacca, sei grosso. Ragazzi. Mamma mia. Particolare? Mamma mia. Che strana sensazione. E laggiù? Poi non vorrà dire niente, ma quello che ti dicevo è c'è una porta. Chiusa. Cos'è? Non lo so. Sei fatto qui? Sì. Sarà uno scaldascarponi? Penso anch'io. Sei qua? C'è qualcosa qui che dobbiamo scoprire? Vuoi farci vedere qualcosa? Ecco, stavo per dirlo. Ci hai detto ieri di andare sotto. Noi più sotto di qua non possiamo andare. No. E al limite dell'angosciante. Sì. Cioè, ve lo giuro, raga. Stavo per poi dire. Non io l'ho detto di era già di giorno. Ma c'è una sensazione strana. Io tipo la sensazione di essere spiato. Sì. O che c'è qualcosa di nascosto da qualche parte. In qualche spigolo. In qualche angolo. Vero. Solo che io vedo anch'io. Tutto. E non c'è niente, vero? No, non c'è niente. Per male, se non muoio. Te lo giuro, sono al limite dell'infarto. Proprio lì, mi basta tanto così. Però anche sti vetri lì dietro, continuo a fissarli 40 volte. Non lo so. Non lo so neanch'io. Io penso che dobbiamo forse provare a cambiare strumento e proprio provare a parlare. Parlare. Noi abbiamo bisogno di... Forse non siamo al posto giusto. Potrebbe. Beh, sicuramente allora, se accendiamo la black, andiamo su. Torniamo in casa, cioè, questa era un'ipotesi. Poi non mi piace neanche qua, te lo dico. No, neanche a me piace. Ma proprio niente. No, non mi piace neanche a me. Però... Vedi, io tipo qua puzza, non la sento. No, hai ragione. In casa c'è sento. C'è un odore di, tipo, sembra benzina. Benzina, brava, benzina. Un odore strano. Olio, ma sì. non marcio. No. In casa lo sento odore di marcio. Torniamo su. Sì.
se per caso passa Bravissima. Nel corridoio. Bravo. Ok. Allora, dobbiamo farci dire qualcosa. Ok, possiamo parlare col demone di questa casa? Tavola, ha detto? No, no. Per favore. Non voglio ripeterlo. Sto malissimo. Mamma mia, ragazzi. Partito, eh? Noi siamo stati... Ti abbiamo ascoltato. Siamo scesi sotto, siamo addirittura andati più giù di questo piano, siamo andati in garage. Non sappiamo cosa vuoi farci vedere, cosa vuoi... Non riusciamo a capire. Partiamo un po' alla volta. Siamo nel piano giusto? È qua che vuoi che restiamo? È semplice. La domanda. Esatto, vuoi che restiamo qua? Cioè, è questo il piano giusto? Fai così. Io ho capito, è così, ma... Sì. Muore. Muore. Sto male. Cosa hai detto? Hai sentito che ha detto cosa hai detto? Ah no. Non ha detto cosa hai detto? Quanti sono? Io ho sentito distintamente una voce femminile e una voce maschile. Anch'io. Ma quanti siete? Bravo. Bravo. Quanti siete? Magari il tassello che ci manca è perché dobbiamo incontrare qualcun altro, qualche altra entità, dobbiamo parlare con qualcun altro? Non sai quale. Cosa hai detto? Paolo? Cosa? Temperatura. Temperatura. Temperatura, ragazzi. Quanti siete? Questo è. Questo è. Qualcosa del genere. Che voce brutta. Posso dirlo, voce brutta. Nel nome del padre. Porca. Nel nome del padre. Nel nome del padre. No, non mi piace. Torna. Torna. Sto male, ma sta parlando con noi? Io ho i brividi, io ho sentito che ho i brividi anche sulla testa. Anch'io. Io sentivo puzza di marcio, lo sento ancora adesso. Sei tu da qualche parte? No, ma in questi giorni l'ho sempre sentito. Sei tu? In bagno. In bagno, ha detto? Sono già andato in bagno, non c'è niente, neanche in garage. C'entra qualcosa con la porta? E qua... Oh, cazzo! Oh, ah, c'entra God. Qualcosa con questa porta? È proprio lì dalla porta! Dobbiamo aprire quella porta? Non può essere un caso? No. Dobbiamo aprire quella porta? Paolo, non possiamo aprire quella porta. Però io voglio sapere. Parla. Hai parlato fino adesso? Mi guardo dappertutto perché... Anch'io, c'ho una paura terrificante. Porcata. Cosa ha detto? Dobbiamo aprire quella porta?
apri, ma detto da una bambina, voce piccola. Ho i brividi, ho veramente i brividi. C'è un'entità lì dietro, o vuole che apriamo qualcosa? Per forza, Topo, c'entra qualcosa. Apri. La mia risposta è: dobbiamo aprire quella porta.